Buonasera a tutti, eccoci qui con la puntata di Lotto e Motori. Si parla del Gran Premio che si è disputato in Australia e ovviamente ecco, parliamo di Formula 1, ragazzi. E, eccoci qui collegati con Cesidio Boccia. Cesidio? Sandra, buonasera a tutti. Sì, stiamo parlando non in diretta di No, dietro le questo, quinte, va, diciamo sì, così. ecco, dietro le quinte di questo Gran Premio che non è stato molto entusiasmante per quanto riguarda le Ferrari, anche se è Ma stato ricco di diciamo una cosa, emozioni. diciamo che questo mondiale, cara Alessandra, nasce con delle prospettive che secondo la federazione, la FIA, devono essere le prospettive di portare innovazioni. Certamente si parte dall'anno zero. Per l'anno zero cosa si intende? Si intende una Formula 1 completamente diversa dagli altri anni. In teoria dovrebbe essere così, perché abbiamo il ritorno del turbo 1600 sovralimentato, abbiamo il doppio motore elettrico, quindi questo è un connubio molto difficile per gli ingegneri che hanno progettato queste monoposto. Quindi diciamo che il turbocompressore da 1600 di cilindrata, abbiamo il terzo portato da 80 a 160 cavalli e l'altro motore elettrico che deve recuperare tutta l'energia cinetica che va trasformata, diciamo, da tutto ciò che deriva dai scarichi, da pneumatici, da tutto quanto. Sono dei progetti difficilissimi. Pensa che in una Formula 1 ci sono 30 chilometri, dico 30 chilometri di fili, ok? Quindi fili elettrici che costituiscono il motore. Ci sono 7 radiatori, ogni radiatore vale per uno specifico circuito del motore. Quindi diciamo che è una Formula 1 completamente diversa. Doveva essere un gran premio, o quantomeno un campionato, un pochino diverso. Scusatemi, ma sempre questa influenza che non mi abbandona, questa deve essere una Formula 1 innovativa. Innovativa è stata, ma dove? Ci sono diversi aspetti che vanno verificati. Intanto diciamo che che cosa ha detto questo Gran Premio? Questo Gran Premio ha detto innanzitutto che rispecchia quello che si era visto nei test invernali, la Mercedes davanti a tutti. Una Mercedes sempre da circuito, perché parliamo di Rosberg e non di Hamilton, che ha avuto dei problemi subito dopo pochissimi giri di È questo Gran vero. Premio, per cui è stato fatto, l'hanno fermato per non avere altri problemi in seguito. Vettel ugualmente problemi con il Kerr, mentre questa macchina aveva problemi anche l'anno scorso, poi e tutto quello che era il progetto hanno fatto sì che questo KERS all'epoca, quindi vediamo il piano precedente, non era stato così determinante per il risultato vincente e finale del campionato dell'anno scorso. Ma quest'anno queste prospettive, questi piccoli disagi sono venuti fuori. Ripeto, un KERS che l'anno scorso dava 80 km, quest'anno, scusami, 80 cavalli, quest'anno ne dà 160. Quindi diciamo che questa cosa dice che i test invernali rispecchiano il Gran Premio. Mercedes davanti a tutti, lo stesso Magnussen che è arrivato terzo, poi secondo perché abbiamo visto che Ricciardo è stato squalificato, infatti c'era qualcosa che non quadrava su questa Red Bull, nel senso che dicevo, ma se Fred trova difficoltà a piazzare la sua macchina, tanto è vero che dopo tantissime gare è rimasto fuori dal Q1, quindi che cosa ti fa capire che c'era qualcosa da andare? Qual è stato il problema della squalifica di Ricciardo? Qui per tornare alla Red Bull, che era un po' anomala questa Red Bull, l'afflusso di benzina nel motore. Quindi sai benissimo che ci sono dei regolamenti che ti impongono un tot di afflusso, quindi tu vai oltre, veramente dai più benzina al motore, dai più potenza e vai. E questo è successo con Ricciardo, i commissari se ne sono accorti, giustamente perché poi ti controllano le macchine e tutto quanto, e c'è stata la squalifica. Le Ferrari navigano in quella fase dal 5 al 6, dal 5 al 6, tant'è vero, è quelli Alonso era Alonso quinto, quinto. abbiamo quarto,
Pronto? Sì, ci sono, ci siedo. Ecco, era quarto, era quinto, ovviamente con la sua figlia di Ricciardo, che è passato quarto. Però che cosa vi ha detto questo Verstappen sulla Ferrari? Ci ha detto che all'inizio gara, diciamo che per i primi 20 giri la Ferrari ha accusato diversi problemi elettrici. Questo perché è talmente complesso questo mondo di questa Formula 1, questo progetto di Formula 1, che ci vorranno molti gran premi affinché si venga a cercare di capire quali sono veramente i particolari giusti di questo motore, tutte queste inconvenienze mano a mano che va in pista e vengono fuori, perché essendo cessata la riduzione dei test, come tutti sappiamo, è diventato difficile, e poi il test diventa la pista, diventa il venerdì. Non ci dimentichiamo che la Red Bull ha fatto un terzo dei giri rispetto a quelli che sono la Mercedes. Una Mercedes che attualmente dimostra di essere la macchina vincente, però tutto questo non possiamo già parlare al primo Gran Premio. Però certamente tiriamo fuori degli aspetti che ci devono far pensare, che questa macchina probabilmente è nata con il passo giusto. Adesso sarà alle altre scuderie, agli altri team, far sì che questo gap che c'è tra Mercedes e chiamavo anche Ferrari, deve essere colmato. Vediamo un po' quello che succederà. Certo, Rosberg ha fatto una gara dalla presenza, è partito prima, è arrivato primo, mentre invece Hamilton, che aveva la pole, ha avuto dei problemi subito in partenza, ha perso potenza elettrica, quindi fa capire che anche lì c'è questo, cioè, finché non vengono. Io le vedo come delle macchine ipiche, nel senso che sono quelle macchine che dice sì, è montato, guarda, proviamo, andiamo qui e vediamo quello che succede. Ma la Mercedes di Rosberg ha accusato qualche piccolo problemino di gomme, e questo è un problema che si porta avanti ormai dal suo ritorno in Formula 1. Certo, ripeto, con questa nuova era della Formula 1, probabilmente, sai, gli accorgimenti aerodinamici sono molto diminuiti, e Certo. qui si lavora tutto sull'anteriore, anziché sul posteriore, perché sull'anteriore hai alcune possibilità maggiori. Infatti vediamo che ogni scuderia, ogni team ha un alettone diverso, ma proprio perché vuole sfruttare al massimo tutto ciò che è quell'aerodinamica che ti permette di recuperare quei decimi durante il giro. Sono accorgimenti sofisticati, sono dettagli molto molto difficili da spiegare a parole, però ci fanno capire questo. Il KERF diventa l'elemento fondamentale di questa Formula 1, perché il 1600 sono diventato, quindi il turbo è un problema relativo. Il problema grande adesso è il connubio di questo motore elettrico applicato, perché tu sai benissimo che più di 30 secondi non durano le batterie, ci vogliono 3 giri per recuperare tutta l'energia sprigionata, tutti quei cavalli sprigionati in quei 30 secondi in cui il KERF viene attivato. Quindi diciamo che questa Formula 1 doveva dare tante risposte, ma fino ad oggi, credo che fino ad oggi, ieri, non, perlomeno a me, non me le ha date. Mi ha detto soltanto che non c'è molto spettacolo, perché poi dove hai quei 100 kg, per esempio, di benzina, quella è un'altra limitazione, perché tutti si aspettavano dei ritiri, sai, finisce la benzina, ce la fanno o non ce la fanno, ma basta che entra una volta la safety car in campo, in pista, e ci abortisce questo discorso. Per cui non so dove arriveremo, dobbiamo aspettare almeno 3 o 4 gran premi per avere un pochino più le idee chiare. Detto Sì, questo, questi. speriamo che adesso, vabbè, le scuderie chiaramente sono al lavoro, cercheranno, in base ai dati che hanno raccolto anche ieri in pista, di capire quali possono essere i loro problemi, e vediamo un po' la prossima gara che si svolgerà fra 15 giorni, credo in Malesia, se non mi ricordo male, Se non dovrebbe erro, sì, essere, non vorrei, in Malesia, sì, dovrebbe essere in Malesia. esatto. Vediamo un po' quello che succederà, vediamo quali saranno gli accorgimenti che le varie Red Bull, Ferrari, la McLaren è una macchina che ha già dato qualche segnale rispetto all'anno passato, che non è mai andato sul podio. Quest'anno è già arrivata alla sua, che era praticamente dietro la seconda e terza, quindi questo ci fa Sì. capire che probabilmente
con il ritorno di Ross Nenni alla guida del team inglese, qualche aspetto positivo, qualche miglioramento l'ha portato, però torno ancora a ripetermi, parliamo di una Formula 1 completamente diversa da quello che eravamo abituati a vedere, e quindi niente, bisogna andare avanti e aspettare il prossimo Gran Premio, vedere nel frattempo quello che è stato possibile. Sai, le modifiche ce ne saranno tantissime, e io mi aspetto da Newman, quello il responsabile della Red Bull, mi aspetto qualche idea della sua particolare, anche se poi non so quanto ci possa così, ecco, dare un aspetto positivo alla macchina, che secondo me ad oggi non sembra sia nata nella luna giusta. Vediamo un po' quello che sarà. Mi aspetto molto dalla Ferrari, deluso da Raikkonen, ma non più di tanto, perché io l'avevo detto in tempi non sospetti, lo ripeto oggi: i cavalli di ritorno non mi piacciono, non mi piacciono. Io avrei puntato su Hülkenberg, che non a caso, se avete visto, ha scelto il 27. Che rappresenta questo 27? Rappresenta forse una storia importante della Ferrari, rappresenta Gilles Villeneuve, il grande idolo. Il grande, secondo me, lasciamo perdere le vittorie di Schumacher, che gli auguriamo di riprendere più presto, giustamente, tutte le vittorie che ci ha fatto grandi, però le emozioni che ci lega, perlomeno che mi ha regalato Villeneuve, me l'hanno regalato in pochi. Per cui io l'auspico già dall'anno scorso, ti ricordi quando dicevamo anche per al posto di Massa? Io gli dissi, io spero Hülkenberg, perché quello è un È pilota vero. che secondo me, crescendo, diventerà forte, veramente forte, perché già lo è di se stesso. Diamogli una macchina importante e vedrete che questo Hülkenberg dirà la sua in questa Formula 1. E poi ci si zio, ecco, Hülkenberg ha chiuso il Gran Premio davanti a Raikkonen, c'è da dirlo. Quindi ecco. Non me ne vogliate, per carità, perché poi ognuno è padrone di la sua idea, però io, guarda, io Raikkonen l'ho citato tantissimo, ma molto molto molto. E quando venne in Ferrari io sono felice, tanto è entrato, ha vinto, e cioè, l'ultimo mondiale è il suo. Però poi ebbi dei ripensamenti in un Gran Premio Questo quando ritorno non venne ti tamponato convince. da Hamilton sulla ripartenza, no, sulla ripartenza, all'uscita dai box, e Hamilton gli andò addosso e si bloccò lì. Poteva rivincere il mondiale, non l'ha vinto, quindi ho avuto l'impressione come se questo ragazzo, non lo so, c'ha dei momenti di sbarrimento, per cui poi magari i fatti mi smentiranno, mi diranno che Kimi magari potrà vincere pure il mondiale al posto dei Alonso. Io non lo so questo, dico soltanto che i cavalli di ritorno non mi piacciono, appunto. Vero, è vero. E sentici Sidio, invece per quanto riguarda Rosberg, che comunque ha tenuto un ritmo di gara strepitoso, a 10 giri dal Certo. termine stava con 19 secondi di vantaggio su Ricciardo. Su Ricciardo, Veramente. 25-30 su Alonso, una cosa del genere. Cioè, se vediamo i dati in mano, sono dei ritardi abissali, sono esagerati. Siamo come la Red Bull l'anno scorso. Sembra che quest'anno abbia cambiato il colore la Red Bull. E se la Mercedes è questa e le altre sono quelle che hanno dimostrato con il suo Gran Premio, e alla fine chiudiamo, già adesso chiudiamo i canali e aspettiamo addirittura il prossimo. Non possiamo ragionare in questa ottica, bisogna ragionare in ottica futura positiva, nel senso che dobbiamo vedere, dobbiamo sperare, ma sicuramente sarà così, perché se no sarebbe veramente fidelato, in modo che questi team tirino fuori dal cilindro il famoso pacchetto vincente, e io sono sicuro che succederà. Adesso poi bisognerà vedere cosa succede nei circuiti più veloci, ma ce ne sono tante, dico, bisogna vedere queste gomme, quanto tengono, quando non tengono. Deve veramente vedere se questi 200, questi 100 kg di benzina, non guardiamo ieri che è entrato oltre la safety car, per cui già in partenza un giro abbottito, poi altri 4 o 5 con la safety car, che ti danno la possibilità di andare dove vuoi arrivare. Insomma, circa 140 litri di benzina e 300-305 km, per cui niente, vediamo quello che sapranno fare i team da qui a 15 giorni. E Ripeto, poi ecco questo. i dati che hanno
raccolti ieri saranno fondamentali per cercare di trovare lo sviluppo di questo monoposto. Ma anche da parte della Mercedes sicuramente ci sarà un motivo di più per migliorarsi un po' di più. Per quanto riguarda Rosberg, sono contento che abbia vinto Rosberg, mi piace, è un pilota, è un ragazzo, no, un ragazzo serio, modesto, per cui sì, abbia vinto Rosberg, no, non mi dispiace, certamente io vorrei che sul gradino più alto il Ci secondo fosse la tifoso sia Ferrari, da Rosberg, senza certo. ombra di dubbio, la ferrarista Da dicono no, è proprio ferrarista questo. il cuore porta lì, insomma, Cesidio, una bella Ma il cuore doppietta normale, Ferrari. ormai deve portare là. Io spero di andarmene anche quest'anno a Monza, per cui spero proprio di andare su con la speranza che andare su significa trovare una nuova Sì, posizione in classifica della Ferrari. certo, Però ti andare. ripeto, sono tutti discorsi un po' troppo prematuri perché ci vogliono 6 mesi prima A voglia, del campionato Cesidio. di Monza. A voglia. Quest'anno ti seguo, vengo anch'io, ho deciso. Basta. Vengo anch'io quest'anno, basta, ho Eh sì, deciso. dai, ti porto con me, andiamo su e finisce la storia. Andiamo io e Ma guarda, te, mi hai fatto incidere Stefano. tanti, guarda, sul mio prospetto di Facebook stasera ho pubblicato qualche foto, così proprio perché l'attrazione di Gran Premio di Monza è eccezionale, per cui intanto per far capire che abbiamo ripreso i ritmi, era ieri che dicevamo ok, fino a questo mondiale, mo fra 3 mesi, 4 mesi ricomincia. Ma a me mi sembra che l'ultima puntata era proprio quando l'ultimo Gran Premio. Oggi sono passati 15 giorni e stiamo parlando nuovamente della Formula 1, per dire come passa il tempo, per dire quanto siamo appassionati, quanto comunque ci coinvolge questo mondo affascinante della Formula 1 e chi è amante del motore, chi è amante della velocità e aspettava con frenesia questo ritorno di questo mondiale. E qui mi sembra che siamo un po' tutti sulla stessa onda. Speriamo che sia sulla stessa onda rossa, però. Ma certamente deve essere un'onda rossa. Io ho fiducia per certi versi, anche se ho sentito Alonso, dice dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare. Lo sai, per una Ferrari che comunque ha accusato dei piccoli problemi elettrici nella prima parte del Gran Premio, nei primi 20-25 giri, poi bene o male si è assestata, lo sai. Perdi subito la potenza e non riesci a erogare i 750 cavalli circa che ti permette una Formula 1, e certamente dopo vedi c'era una differenza di un secondo e due a giro tra Rosberg e Alonso, ma questo è dipeso da questi problemi elettrici che sono poi, vabbè, poi vedrai, quando parti bene arrivi, ma se parti male poi sì, puoi recuperare, ma non ti permette di giocarti la gara, a meno che non ti entra questa safety car e tu hai la possibilità di recuperare i gap che ti hanno aperto nel frattempo dell'entrata in pista della safety car, tutto qui insomma. Quindi dai, bisogna essere fiduciosi, bisogna avere pazienza, dobbiamo dire che la prima gara, cioè, i primi 3-4 Gran Premi saranno un'incognita totale, a meno che È questa vero. Mercedes non confermi quanto ha fatto di buono ieri. Se confermasse questo sarebbe un po' dolore, un po' pino per tutti quanti. Io so che il motore Ferrari sono 2 anni che era in progetto, stava sviluppando, però mi faccio anche una domanda, se sono 2 anni che girava, immagino se il progetto era partito soltanto l'anno scorso dove eravamo. Però ti ripeto, Certo. sono un po' tutti i castelli che campati in aria, oggi come oggi. Dobbiamo avere fiducia, più che fiducia bisogna avere pazienza di aspettare i prossimi 2 anni. Certo, ma anche la collaborazione anche dei piloti, perché se Alonso, concedimi il termine, poraccio, deve fare 17 Gran Premi tutti quanti da solo, come l'anno scorso che sappiamo tutti che fine ha fatto Massa, eppure quest'anno si Certo. ripete con Raikkonen, che può fare da solo. Io mi auguro soltanto che Kimi abbia, come dire, diamogli il tempo di apprendistato, no? Dove comunque ritorna su una Formula 1, su una rossa che non ha guidato mai da 7 anni, Sì. fa pensare che c'è qualcosa, cioè, la ruggine, tra virgolette, se mi passate questo termine, se la devi togliere al più presto, quindi diciamo che già dal prossimo Gran Premio mi aspetto qualcosa di molto di più da Raikkonen. Vabbè, Certamente se deve Cesidio, però compensare scusami. Raikkonen come Massa, beh, dell'anno scorso no.
Cesiglio, ecco, perdonami, cioè, tu dici il senso, ecco, della ruggine, però questo è fatto di lavoro, quindi che ruggine che ti devi togliere, scusami. Cioè, hai fatto anche i test sulla macchina, quindi voglio dire, la macchina la conosci, alla fine ecco la Ferrari, c'hai corso, non è che sei un novellino. Questo è vero, però dobbiamo capire che guidare una Lotus dell'anno scorso e guidare una Ferrari sono due cose completamente diverse. È Sì. vero, abbiamo detto prima che comunque i progetti sono cambiati, si parte tutti da zero. Vediamo chi sarà stato più bravo a capire il meccanismo del nuovo motore, della nuova macchina, chi ha più, diciamo, chi è più svelto a capire come veramente devono funzionare queste cose, perché è difficilissimo. Guarda, una cosa difficile è, se tu guardi il manubrio delle macchine, è un computer ormai, poi è importante, questo te lo devi spiegare veramente la notte, devi essere concentrato anche su questo, perché vedi, quando si surriscaldano i freni, perché non ci dimentichiamo, è una cosa che non avevo detto, Alonso ha avuto anche dei problemi di surriscaldamento del freno, quindi ogni tanto un'impiedata ci stava, a prescindere da chi mi ha fatto una e si è fatto passare. Ma detto questo, cioè, ti vedo, Alessandra, qui è un progetto complicatissimo, questa Formula 1 oggi, no? È un progetto complicatissimo, dove qui tu che pilota è l'ingegnere che ti farà la differenza, quell'ingegnere che deve capire perché quella macchina o quel freno non si può scaldare più di tanto, perché si deve raffreddare prima, cioè, c'è tutto un sistema, e poi ogni circuito chiaramente ha la sua valenza, c'ha il suo riscontro. È difficile, molto difficile, bisogna soltanto capire un attimino lo sviluppo su che basi viene fatto, se sulle gomme, se sull'affidabilità, vedi, i cambi sono 8 marce, queste 8 marce come vengono sfruttate, cioè, sono tante piccole cose che messe insieme formano una grandissima cosa, e non è facile poter così, come dire, assemblare tutto. Chi riuscirà per prima ad assemblare tutti questi meccanismi, i tre motori, l'afflusso di benzina, i 100 kg di benzina che siano a disposizione, le gomme, ce ne sono, è veramente una cosa difficilissima. E infatti mi immagino i signori ingegneri che hanno progettato questi motori, queste macchine, questi telai, non guarda, è un concentrato difficilissimo di, come chiamarlo, non so nemmeno io come definire il tutto, perché è un impasto difficilissimo. Adesso, questa cosa devo tirare fuori il meglio, come quando fai una pizza, no? Cioè, tu la pizza vai a tirare fuori il più della pizza, la pizza, perché ce la fa la, no? La pizza deve essere capace, perché devi Certo. sapere gli ingredienti, no? La temperatura del forno. Devi sapere quanto tempo ci vuole per l'impasto, che tipo di lievito, che tipo di farina, la meglio, la peggio, che tipo, insomma, un insieme di cose che ti fa la differenza. A volte mangi una pizza che fa schifo, a volte mangi una pizza che dici dove l'hai tirata fuori. Lo stesso discorso diventa per tutti i progetti. Allora, i 7 radiatori, i 30 km di filo, e il motore che ho alimentato, 1600. E il kers da 80 a 160, come fa a ricaricare prima le batterie, dove piazzarli, addirittura mi ricordo adesso qual era la scuderia, c'è un radiatore in testa, dietro la testa del pilota c'è un radiatore, cioè, per farti capire, vedi, i 7 radiatori vanno a raffreddare delle parti specifiche del motore, quando all'epoca ne passavano due, qui ce ne vogliono 7, perché sono 3 motori, no, come 3 motori, sì, sono 3 motori, signori miei. C'è questo a benzina, ma ci sono questi due elettrici che fanno la differenza. Secondo me lì si giocherà il mondiale, proprio su questo particolare, sul particolare del kers, dell'energia cinetica, chi la saprà sfruttare di più, chi la saprà prendere, chi saprà far ricaricare le batterie nel miglior tempo possibile. Sono tante, tante, tante domande che hanno un'unica risposta. La risposta è vincere. Quella, È che lì vero. devi arrivare. Se c'è una risposta che non è vincente, non vai avanti, vai nelle retrovie, vai nelle retrovie. Chi riuscirà per primo a far, come dire così, a far funzionare tutto questo meccanismo, avrà il mondiale in mano. È vero, è Oggi vero. come oggi, al primo Gran Premio ne mancano 18 alla fine,
la Mercedes sembra aversi immerso in un gradino in più rispetto agli altri. Speriamo che non sia la Red Bull del 2014, insomma. No, Speriamo ovviamente no, io voglio che... la rossa, Sì, io voglio la rossa, però è devo vero. riconoscere che attualmente la Mercedes ha qualcosa di più, ha dimostrato nei test privati, invernali, e nei test del venerdì in qualifica, e sia le prove libere, le qualifiche e la gara, ha dimostrato ottimi Sì. odi per la macchina base. Hanno veramente dominato, è vero, è vero. Però dico attenzione a questi McLaren, se i McLaren mi danno da pensare. Non la pensare in positivo. Speriamo che non ci diano fastidio, insomma, per la nostra salita alla vetta. Non ho capito, Alessandro, scusami. Dicevo, scusami, speriamo che non ci diano fastidio anche le McLaren per la nostra salita alla vetta. Io queste McLaren non le sottovaluterei attualmente, non le sottovaluterei, perché sono progetti che sembrano abbastanza così. Ma ti vedo, no, io non scarto nemmeno la Ferrari, perché la Ferrari sta zitta, buona buona, quarto e sesto, settimo ha fatto. Per cui diciamo che i punti li comincio a prendere. Comunque siamo lì. Va bene, d'accordo, abbiamo finito a un tempo abissale dalla Mercedes. Va bene, ok. Fino a 2 o 3 Gran Premi ci posso stare, però poi devo vedere lo sviluppo. Anche se me lo stesso già dalla prossima gara in Malesia. Ma sicuramente ci sarà. Se poi vediamo che nei prossimi 2 o 3 Gran Premi siamo sempre lì. Il gioco è finito, eh? Il gioco è finito. Non vedo come si può migliorare subito. Certo. Vediamo, dai, vediamo quello che sarà. Vediamo quello che sarà. Speriamo di ricrederci, insomma, fra 15 Sì, ma giorni. sì, oh. Abbiamo appena cominciato, signori. Ma un Infatti, po' di infatti. fiducia prendiamocela, diamola, e siamo convinti che la Ferrari qualcosa di positivo, come tutti gli altri team, ti verranno E fuori. Ma speriamo d'accordo. in un risveglio di Raikkonen, insomma. Raikkonen è molto importante per noi, per la Ferrari, per i punti, per il campionato, insomma, un pilota come Raikkonen è stato preso per questo motivo, per far sì che i punti ci possano portare a vincere il campionato costruttori. Per Certo. questo motivo è stato preso Raikkonen. Anche perché, ecco, ritorno al discorso che stavo facendo prima, che se deve combattere da solo Alonso a questo punto era meglio Massa. Perché prendere Comunque un campione quando alla fine sei un pilota di ma seconda certo. categoria? E quindi. Ma sì, è posto che bisogna, ripeto, io guardo con fiducia al futuro, Alonso lo vedo tranquillo, e ha spronato la squadra, Sì, con la diligenza ha fatto sì che questo progetto cresca. Alonso lo vedo molto determinato, sì, quello è Sì, vero. sì, sì. Però, ecco, Alonso deve ripeto, vincere in Ferrari, sì. deve assolutamente vincere in Ferrari. Sì. Ma anche perché, ti ripeto, Porello da solo non può fare più di tanto. Già tanto Giustamente. lo sa, è già moltissimo. Speriamo, ecco, in questo risveglio. Vediamo in Malesia quanto sarà il gap tra il primo, il secondo e il terzo. Vediamo, da lì già riusciremo Vediamo. a capire, già si riuscirà a capire molte cose. Va bene, ci siamo. Detto Vabbè, diciamo questo. Alessandra che per quanto riguarda la Formula 1 credo che ci siamo espressi molto bene, Sì. abbiamo dato veramente un riassunto di quello che è stato il Gran Premio. Tanto venuto a parlare di Roberto in su giro secco, l'aveva dimostrato di essere eccezionale Mercedes, poi l'ha dimostrato anche in gara, quindi ha schigliato questo Gran Premio, si possa tranquillamente possiamo iniziare a pensare al prossimo partito in Quindi fra Malesia. 15 giorni in Malesia. Va bene, ci sentiamo. Detto Allora, detto questo, questo. Alessandra, chiudiamo dando una previsione per il lotto. Ricordo Sì. che chi volesse altre previsioni può trovare tranquillamente. Avete due possibilità, uno sul lotto Corriere, dove scrivo io, oppure la seconda opzione, dove io ho sito www.pronosticivincenti.net, dove trovate le ultimissime per ogni estrazione. Consultate questo sito e a breve, dico a breve, ci saranno delle modifiche. Siamo arrivati a 260.000 persone che mi hanno visitato in 2 anni questo sito è nato, quindi io ringrazio pubblicamente tutti gli amici in tutto il mondo che mi seguono. Fra pochissimo speriamo di farcela entro la fine di aprile, speriamo di farcela, però non dipende da me.
avremo anche un'altra rubrica che si occuperà delle scommesse sportive in generale, oltre che il lotto, e poi ci sarà una nuova grafica, cioè stiamo apportando delle modifiche per far sì che questo sito possa continuare a crescere come un progetto della Formula 1. Senti, Bene, detto Cesidio. questo, io vedo la mia previsione per i prossimi tre colpi. Ti faccio giocare il 48 come ambalo sulla ruota di Roma, non ci giochiamo in casa. Gli abbinamenti per Rambo sono dal numero 36 al 42, quindi farete 48-36, 48-37, 48-38 fino al 42, questi sette ambiti. Poi chiaramente le spiegazioni maggiori le trovate sul sito. Cesidio, allora, l'altra puntata Stefano mi ha fatto una domanda e mi ha chiesto se vale o no la pena giocare anche l'ambetto. Oddio, l'ambito è sempre valido, per carità, io non dico di no, non dico assolutamente di no, perché a volte rimaniamo fregati con il 47 invece del 48, magari esce il 43 anziché il 42, oppure il 35, sì. Però sai, con questa previsione di 7 anni non so fino a che punto anche, però se ve la sentite certamente l'ambito vi dà la possibilità di recuperare le spese. Scusami, Adesso facciamo Cesidio, ma ci prego, dimmi. dicevo, scusa, vogliamo spiegare in breve che cos'è l'ambetto, che magari non tutti sanno che cosa vuol dire. L'ambetto non è altro che so, faccio un esempio, giochiamo ecco, 48 e 42, tanto facciamo questo esempio, esce 48 e 83, l'ambetto è questo, oppure il numero, in questo caso il 41 ce l'avevamo, quindi diciamo che ti andava a coprire, oppure esce 47 e 43 anziché 48, scusa, 40, 47 e 42 anziché 48 e 42, quindi è quello che ti va a coprire il laterale del numero che giochiamo. Però ripeto, in questo mio caso, come do questa previsione, se io vi dessi un ambo secco ero d'accordo, non vi sto dando un ambo secco, ma vi sto dando una piccola serie di altri, per cui puntate tranquillamente su questi e l'ambetto poi magari in futuro quando ci sarà magari un'altra visione che sarà un po' diversa da queste. Ve lo dirò io quando mi trovo in gioco. Ok, va bene, Cesidio. Ok, allora ripetiamo un attimino la previsione: 48 ambata e capogioco sulla ruota di Roma. Gli abbinamenti per Lambo dal 36 al 42. Altre novità su www.pronosticivincenti.net, Perfetto, dove io Cesidio. personalmente curo la parte chiaramente del lotto. Ok? Ok, Cesidio, ti Anche per do. questa sera è andata bene, abbiamo solo fatto 40 minuti, Sì. dopo l'esperimento. Proprio una Sì, ma tanto puntata ormai sono flash abituato, proprio. sai quello che sarà il futuro, quando poi ci saranno veramente Se vincerà la motivazioni per Ferrari, parlarne. sì, e se Perché vi. ci abbiamo passato 40 minuti, io me ne sono accorto. E penso se vince la Ferrari, Cesidio, Uguale. stiamo un'ora solo a parlare della vittoria della Ferrari. Ma un'ora non credo che passerà, Eh sì. forse potremmo dare un antipasto. Vabbè, in quel caso della vittoria della Ferrari chiederemo a Stefano di aumentare il tempo della nostra puntata, Ah, insomma. Stefano, non Sì. dobbiamo chiedere niente, Stefano lo sa che ce la devi da punto e basta. Anzi, ne approfitto per salutarlo, carissimo Stefano Titti, Un grande abbraccio, nostro Stefano. grande amico, nostro grande amico. Va bene, Ok, Cesidio, ti do d'accordo. appuntamento a lunedì prossimo e sempre D'accordo, alle 20 e Alessandra. 30. Saluto a tutti i nostri ascoltatori e un abbraccio a te, Un d'accordo? abbraccio a tutti quanti Ciao, voi. Ciao, grazie. ciao. Ciao. Ciao, buonasera, ciao.